Il sesto e ultimo step è un recap generale di tutto ciò che ci siamo detti. Quindi siamo partiti dal web semantico, da ciò che è il web semantico e da quello che appunto era, diciamo, l'introduzione del web semantico da parte di Tim Berners-Lee, e che poi è diventato realtà attraverso gli aggiornamenti di Google, l'algoritmo di Google, diciamo, l'applicazione di intelligenza artificiale, il machine learning proprio da parte dei motori di ricerca, che hanno portato poi alla creazione del concetto di identità. Il concetto di identità è fondamentale oggi per comunicare in maniera disambiguata e ai motori di ricerca ciò di cui parliamo all'interno di una pagina web. E allo stesso tempo abbiamo detto che l'entità è, diciamo, differente dalla keyword e ci permette di comunicare qualcosa in più al motore di ricerca, o meglio di disambiguare il termine di cui stiamo parlando all'interno della pagina. La keyword ovviamente, ripeto, non sto dicendo che non sia più necessaria, anzi è importante comunque sia utilizzarla come abbiamo sempre fatto in termini di SEO, però avere la possibilità di comunicarlo meglio sicuramente è un valore aggiuntivo. E i dati strutturati appunto sono quella serie di dati e metadati che ci permettono di effettuare effettivamente appunto questa comunicazione al motore di ricerca, e possiamo strutturarli appunto utilizzando lo schema d'Ottobre, quindi utilizzando questo vocabolario standardizzato che è uguale per chiunque voglia comunicare con i motori di ricerca, e ci dà la possibilità di creare un insieme di triple, quindi di comunicare al motore di ricerca attraverso delle triple. Il concetto di triple appunto riguarda un'entità collegata ad un'altra entità attraverso una proprietà definita appunto nel vocabolario condiviso, che insieme andranno a creare poi un knowledge graph, quindi la possibilità di dare una visione completa del nostro sito web, di quelli che sono gli argomenti del nostro sito web, al motore di ricerca.